Partiamo proprio dall'inizio della partita, perché l'Avellino ha dato inizialmente la risposta che si aspettavano tutti con due o tre occasioni importanti. Diciamo che è un Avellino che è andato a folate stasera e non si può essere contenti però del risultato. Assolutamente no, non si può essere contenti del risultato, ma oggi la squadra ha avuto una reazione, ha avuto l'atteggiamento che ci aspettavamo. Chiaramente è normale che ora prevale il sentimento della rabbia e quindi si fa fatica a mantenere la lucidità. Però io devo andare ad analizzare quanto fatto nella gara di oggi, non quello che è stata la gara passata. E oggi la squadra ha avuto un atteggiamento giusto, ha avuto un approccio alla gara importante, creando due situazioni da gol. Poi è chiaro che siamo ricascati in quella situazione del gol preso, che poi è stato accompagnato nel secondo tempo ancora altre due o tre volte, e sicuramente qualcosa lì dobbiamo registrare, dobbiamo sistemare, perché è vero che la nostra squadra deve essere proiettata nella metà campo avversaria, però c'è bisogno di più comunicazione, di più lavoro sulla preventiva, perché altrimenti ogni volta che si butta la palla in avanti si crea un pericolo e non va bene. Questa è sicuramente una cosa da andare a migliorare immediatamente, da andare a sistemare, e lo faremo insomma già da domani nell'andare a analizzare quanto fatto nella gara di oggi. Commissario, in parte ha già risposto alla domanda che volevo fare, perché a tratti si è visto un Avellino un po' scollegato tra i reparti, un gioco offensivo che però l'Avellino non riesce a premiare, perché non arriva il gol quando si arriva nei pressi dell'area di rigore avversaria. Di conseguenza poi, se non si riesce a essere cinici, dall'altra parte poi ci si scopre e si presta il fianco a queste ripartenze che possono fare molto male. Insomma. Sì, queste situazioni fanno parte del calcio. È chiaro che si può fare meglio, si può migliorare anche. Per evitare questo tipo di situazioni bisognerebbe lavorare ancora meglio alla reazione alla palla persa. Nel momento in cui magari spendi un fallo tattico, magari ti butti a ridosso degli avversari per non farli ripartire nell'immediato, nei primi metri, senza aspettare che comunque la squadra si allunghi e poi per paura di coprire la profondità si scollegano i due reparti. Su questa cosa qui possiamo fare molto, molto meglio, ed è un po' la cosa che ci ha penalizzati nella partita di oggi. Per le altre situazioni la squadra, anche dopo il gol, ma anche prima, si è mossa bene, ha cercato di creare, ha cercato di muovere la palla. Sicuramente abbiamo tenuto più fraseggio, più possesso, abbiamo recuperato con la palla, perché tante volte si è andata anche in affanno, chiaramente ci sono anche gli avversari. Però rispetto insomma a quanto visto nella gara precedente, sicuramente ho visto una reazione, un atteggiamento giusto, ma da migliorare molto, perché bisogna finalizzare un po' di più, bisogna arrivare di più al tiro. Tante volte arriviamo lì a ridosso dell'area di rigore e ci incischiamo e siamo poco concreti. Una domanda anche da Francesco Guarino dallo studio. Francesco, giro la domanda a mister Pazienza. Allora, mister Pazienza, potremmo chiedere, visto che l'abbiamo visto nell'ultimo quarto d'ora praticamente, a che minutaggio è salito Redan, che sensazione gli ha fatto il suo ingresso in campo e se conta di poterne aumentare il minutaggio nelle prossime partite, andando a cogliere qualcuna che sollecitazione arrivata dai nostri tifosi. Ecco, approfittando anche delle sollecitazioni dei tifosi, a che minutaggio è arrivato Redan, se insomma è arrivato a buon punto, se potremmo vederlo già dall'inizio delle prossime partite, che punto è insomma la sua condizione? Non abbiamo dei riferimenti precisi, è chiaro che la sua condizione rispetto a quando è arrivato è decisamente migliorata. Noi insomma già da oggi pensavamo di dargli comunque 30-35 minuti di minutaggio, ma secondo me 40-45 ce li ha, però ora dobbiamo valutare, parlare anche col ragazzo per quello che insomma sono le indicazioni che ci può dare, anche se poi le indicazioni migliori sono quelle del campo. Lui è chiaro che quando entra qualche scompiglio lo crea sempre, perché per le caratteristiche che ha è un giocatore che è leggero sia di testa che di gamba, e quindi riesce a creare quella superiorità numerica, riesce ad attaccare gli spazi, riesce a muoversi anche tra le linee. Però è chiaro che poi per avere il giusto equilibrio c'è bisogno che lui riesca a fare anche l'altra fase. Ultimissima, mister, che può sembrare una domanda cruda, ma insomma lei è uomo di calcio e sa come funzionano certe cose, se si sente in discussione, se teme insomma anche delle riflessioni nelle prossime ore. Fa parte del calcio, so come funziona e sappiamo benissimo che l'allenatore vive di risultati.
Grazie, mister. Grazie.